La Loa è un rullo compressore, finora non ha mai perso, non ha mai pareggiato, ha sempre vinto, miglior attacco, miglior difesa, tutto il campionato chiede a Latina l'impresa per riaprire i giochi in testa alla classifica. Il pubblico è quello delle grandi occasioni, grandi striscioni, soprattutto molto incidamento anche dal punto di vista canoro, bandiere che sicuramente serviranno poi alla squadra per poter esprimere un gioco arioso. Ma dopo l'occasione di Maina c'è invece subito il gol a freddo da parte di Santonico che raffredda gli animi, raggela gli animi, soprattutto la difesa del Latina è rimasta un po' a guardare in questa prima occasione della partita capitata alla formazione ospite che colpisce davvero come lama nel muro caldo e c'è poi la conclusione partorita da Jimenez che trova Mattevi molto pronto, poi ancora una volta Mattevi che si oppone ad Avellino, c'è poi questo calcio di rigore che viene reclamato dal giocatore in maglia bianca che però non viene accordato dall'arbitro, c'è l'appareggio, il pareggio splendido realizzato da Lazzarini che riesce a sfruttare questa occasione nel migliore dei modi, una palla importante recuperata da Maine, Lazzarini che non si è fatto pregare per mettere dentro, poi c'è questa occasione e questa parata importante da parte di Corbucci su Rizzi che ci riprova, Rissi che però non riesce a trovare questa volta lo specchio della porta, poi c'è che guardate che squisitezza, che prelibatezza, che cosa ha confezionato Jimenez, un gol davvero incredibile sotto l'incrocio dei pali, rimane ipnotizzato il portiere Mattevi che fino a questo momento le aveva prese davvero moltissime, ma non può nulla di fronte a questa questo capolavoro di Jimenez, poi c'è Maina che ha provato ma Mattevi è stato molto attento in questa circostanza, 2-1 ancora a favore del Latina, poi c'è ancora una volta Mattevi che risponde al capocannoniere del campionato Lucas Maina con questa mezza rovesciata, ma in questo caso però non può nulla il portiere ospite di fronte a questa realizzazione da parte di Avellino che festeggia la sua maniera il 3-1, formazione di casa che a questo punto quindi si avvia a consolidare il vantaggio in questo primo tempo che finisce dunque con il parziale Latina 3 Aloha 1 e sarà dunque per la squadra ospite importante iniziare subito a 1000 per la seconda frazione di gioco per cercare di riaddrizzare in qualche modo la partita, ci prova infatti Santonico, ma Corbucci è molto attento, poi c'è questa chance per Avellino, ma ancora una volta Mattevi che sembra specializzato a togliere il pallone sotto l'incrocio dei pali, ancora una volta l'attaccante Santonico, ma Corbucci guardate cosa para, veramente sembra avere gli occhi anche di dietro il portiere del Latina che è riuscito in questo caso a negare il gol alla formazione ospite che viene sfiorato ancora una volta da Rissi che colpisce il palo, ma ancora una volta Corbucci su punizione. Il portiere del Latina è determinante in questa prima fase del secondo tempo per mantenere il risultato sulla situazione di parità, doppio palo, guardate che sfortuna invece per Lucas Maina che aveva fatto tutto benissimo ma è stato davvero sfortunato, poi Corbucci che ancora una volta guardate è riuscito a correggere in volo il proprio tuffo e a salvare ancora una volta la propria porta, Corbucci davvero imperioso, poi c'è questo palo colpito da Lucas Maina e c'è questo contropiede che viene condotto dalla Latina davvero micidiale, davvero letale, c'è il gol, la rete realizzata dal capocannoniere Lucas Maina che dunque fa i poker e porta la sua squadra sul 4-1, risultato a questo punto che sicuramente diventa molto difficile da ribaltare per la formazione avversaria che a questo punto sembra sicuramente subire il contraccolpo psicologico, questa conclusione non è certamente la migliore della partita da parte di Mirko Medici che sfrutta malissimo questo tiro libero, poi banale palla persa e c'è questo siluro, guardate che gol, ancora una volta Jimenez, questo tracciato che viene soltanto visto passare dal portiere Mattevi e la Loa a questo punto le prova davvero tutte con il portiere in campo che però combina davvero una frittata, un patatrack per Lucas Maina è davvero un gioco da ragazzi fare il sesto gol e dunque portare il Latina a questo rotondo successo davvero consistente, un risultato che porta dunque il Latina calcio a 5 a 19 punti e soprattutto spezza l'egemonia finora incontrastata espressa dalla Loa che perde la sua prima partita stagionale.